Roma si trova a Piazza Sant'Apostoli, dove la tensione si taglia con il coltello. Gli autisti dell'ATAC sono scesi nuovamente in piazza per chiedere a gran voce i loro diritti. Cosa chiedete oggi qua? Tutto quello che ci stanno a negare. Vi negano? Allora, innanzitutto ci hanno toccato i soldi e non se dovevano proprio permettere. Soldi degli straordinari. Straordinari, quello è una cosa a parte, che c'entra lo straordinario? Non c'entra. Io per esempio non lo faccio lo straordinario, eppure sto qua. Perché mi sento in diritto di fare questa protesta, perché non vanno bene le cose. C'è talmente tanta gente in ufficio che hanno preso, invece di prendere persone per guidare, hanno preso gli amministrativi. Quindi è tutto qui. Con chi ce l'avete in particolare? Con chi ce l'avete oggi in particolare? Col sindaco, che dice che faceva le cose, ma ancora non si è risolto niente. Ci sono anche i sindacati, ma stanno messi in disparte, perché loro fino adesso mi pare che hanno fatto più di tanto. Cosa chiedete oggi qua? Chiediamo solo il nostro stipendio, quello che ci guadagniamo su strada tutti i giorni, al contrario di tanti che non se lo guadagnano questo stipendio. Serve a qualcosa ogni settimana, una settimana sì e una no, fare uno sciopero? A essere passivi di certo non si risolve nulla, con delle manifestazioni magari qualcosina potremmo riuscire ad ottenere, insomma, o a mantenere. Non è che chiedo la luna, chiedo il mio stipendio, quello che tutte le mattine o i pomeriggi, perché faccio i turni come tutti loro, si guadagnano su strada, solo quello, basta. Non è solo lo stipendio nostro, è il fatto che se vuole tagliare, se vuole andare a risparmio solo sui lavoratori e sugli utenti, tagliando linee, aumentando le ore nostre, quando invece su c'è tanta gente a sede e non gli viene toccato lo stipendio, non li mettono nemmeno a guidare, quando non ci sarebbe bisogno di metterli a guidare. I famosi colletti bianchi. Esatto, quindi vuoi tagliare, taglia dappertutto, comincia a tagliare dove c'è il superfluo invece di dove già c'è carenza di personale, questo. Altrimenti ne andiamo di mezzo i cittadini e voi. Forse si è già cominciato a tagliare da due giorni fa, dal 3, quindi no. Ci hanno di mezzo i cittadini, ma anche noi e le nostre famiglie, perché noi portiamo uno stipendio, noi siamo operai, cioè non siamo banchieri, siamo operai. Se a noi togli anche 50 euro dalla busta paga è un problema. Poi sicuramente uno sciopero ripercuote sul cittadino, ma noi non ce l'abbiamo col cittadino. Una guerra fra poveri poi. Sì. Purtroppo può diventare una guerra tra poveri, ma non è che l'abbiamo voluta noi, la colpa non è certo nostra, noi siamo i poveri. Siete arrabbiati oggi, che chiedete in particolare, oltre le solite cose che vi devono? Non so se lei ha una vita privata, riesce ad organizzarsela? Più o meno. Noi no. Perché l'azienda ci dà i turni giorno per giorno. Io non so cosa farò domani, lo so a luna di oggi. Se devo prendere un appuntamento dal medico, devo portare mio figlio da qualche parte, uno sport, come faccio? Come mi organizzo? Questo è perché ci sono stati tagli sul personale? Perché manca il personale e l'azienda ogni giorno ricalibra il servizio in base agli straordinari che abbiamo deciso di non fare. Quando uno non è più padrone del proprio tempo e della propria vita si chiama schiavo. Una volta per tutte le motivazioni, le vere motivazioni per cui scendete in piazza a manifestare, così il cittadino lo sa e magari capisce un po' di più. Il cittadino deve sapere che il trasporto pubblico locale è un servizio che dà il comune al cittadino. Nel momento in cui il comune leva fondi per il trasporto pubblico locale, il cittadino non ha e non avrà servizio, sarà sempre più scadente, perché non si manutenzionano i mezzi, né in metro e né negli autobus. È un problema di scelta politica. O si sceglie per il trasporto pubblico locale, perciò bisogna investire. E questa è una scelta che deve fare il proprietario, che è il sindaco di Roma. O se no sceglie da privatizzare tutto e il cittadino andrà sempre peggio. Ma voi in particolare, voi dipendenti, che chiedete? Cioè per voi in prima persona? In prima persona chiediamo che ci mettano in condizione di poter lavorare in maniera efficiente per poter dare un servizio al cittadino, e questo significa semplicemente dare fondi e strutture e mezzi ai lavoratori per poter dare un servizio ai cittadini. Se tutto questo non c'è, è finita. Come stiano realmente le cose ancora non si è ben capito. Una cosa è certa però, in atto c'è una vera e propria guerra fra poveri. Da una parte i cittadini senza i loro servizi, dall'altra i dipendenti dell'ATAC che non si sentono al momento tutelati e sostenuti come vorrebbero.